Allora, buonasera a tutti, Caterina Forelli di Tropea, con alcuni ci conosciamo, con altri un po' di meno, con quelli storici mi sento veramente molto piccola perché io ho un'esperienza radicale che non è proprio radicata nel passato, una radicale un pochino libera, con alcuni ho avuto occasione nelle regionali in cui noi radicali eravamo in lista con, sostenevamo la presidenza di Callipo, in quel caso in contrapposizione al PD, anche se poi alcune iniziative condivisibili, insomma, ci siamo ritrovati. Io volevo chiedere scusa in anticipo perché sarà un intervento un po' confuso, perché ho voluto seguirvi, non ho preso appunti e ho cercato di fissare delle cose e spero di riuscire a ricordarmele tutte. Allora, condivido con chi ha parlato prima di me, Carmelo Puglisi, il fatto che comunque è necessario cercare di trovare una sorta poi di rete, no? Che ci possa, perché già siamo pochi, già la Calabria comunque è una regione in cui non arriviamo a 2 milioni di abitanti, noi radicali siamo un pochino pochi, quindi se non riusciamo a trovare comunque una rete che ci possa tenere in qualche modo unite da iniziative, sicuramente da battaglie, anche se qualcuno non le vuole definire battaglie, però quelle sono. Io penso che Riccardo, non si sia parlato di una cosa importantissima, che è quello dell'informazione, del dovere di informazione, no? Perché, guardate, sto leggendo un libro, in questo momento il cui titolo me lo sento molto vicino come radicale, che è di Vito Mancuso, Il coraggio di essere liberi, no? Oltre al titolo che mi sento vicino, mi ha fatto pensare un po' una considerazione che lui fa in questo libro, in cui dice siamo sicuri che vogliamo essere tutti liberi? Perché oggi c'è, no? La possibilità di informarsi, ci sono i libri, ci sono i giornali, c'è anche la televisione, però i cittadini è come se avessero una sorta di paura o forse una voglia di delegare qualcun altro e quindi di non voler essere totalmente liberi. E da qui secondo me il passaggio importante è quello del diritto alla conoscenza, no? Che è trasversale a tutte quelle che sono le nostre iniziative, quindi secondo me questo dell'informazione e della conoscenza è un tema che dovremmo un pochino di più far arrivare, soprattutto questo. Per quanto riguarda i temi di cui ha parlato prima Riccardo, io naturalmente li condivido e oltre a, secondo me, cambiare un pochino il racconto, una cosa che a me è molto cara e che dice sempre mia Bonina è quello di parlare con il linguaggio della verità. Io credo che questa sia la nostra forza. Io credo che i radicali siano un pochino rompiballe, perché in un sistema in cui fa comodo invece non narrarci la verità, noi lo facciamo e questo è secondo me un punto di forza che dobbiamo spendere un pochino meglio. A noi quello che secondo me ci è mancato fino adesso è quello proprio di trovare un contatto di popolarità con la gente, con i cittadini, perché forse quando descriviamo le battaglie, proprio per cercare di spiegarle meglio, ci soffermiamo più nei dettagli che cercare di arrivare subito, no? a raccontarli in maniera diretta. Quindi più una questione di metodo, secondo me, che dovremmo un pochino rivedere. Gli obiettivi sono condivisibili. Guardate, quando io parlo, io faccio politica radicale nel territorio, e quando parlo delle battaglie, senza dire che sono radicale, sono tutti con me. Non dico che sono contro di me quando dico di essere radicale, no, questo no, però c'è stato forse una sorta di pregiudizio, c'è stato una sorta di pregiudizio legato forse al fatto che non si sentono molto vicini. Non credo che sia un problema semplicemente nostro, io una grande responsabilità la do agli organi di informazione, perché gli organi di informazione, lo sappiamo, decidono prima con chi stare, decidono per comodo, perché e poi la corruzione non è solo un fatto, no, di pubblica amministrazione, la corruzione veramente ha toccato un pochino i campi vitali del nostro paese e quindi è difficile far arrivare un messaggio
così come deve arrivare. Per quanto riguarda la provocazione di Marco, scusami, e quindi mi leggo un pochino a quello che è un movimento, questo movimento di 5 Stelle, che io non voglio marginalizzare nel dire è un movimento che parla solo alla pancia della gente. Guardate che questo fatto di parlare alla pancia della gente è un fatto che si è costruito, cioè noi ci siamo ritrovati, no, ad avere cittadini che appena parliamo di immigrati saltano sulla sedia, ma secondo me proprio perché c'è stata un'informazione che li ha portati a saltare sulla sedia. Io mi ricordo che qualche anno fa il problema numero uno della sicurezza in Italia erano i Rom, no? Allora mi sono detto, ma i Rom sono scomparsi, perché sono scomparsi dagli organi di informazione. Non credo, io credo che dove li abbiamo lasciati. Adesso il problema sono gli immigrati, lo sappiamo bene, bisogna parlare, no? Bisogna inventarsi un nemico per distogliere anche un pochino l'attenzione da quelli che sono i veri problemi della gente. Quindi benissimo queste campagne e io le condivido e per quanto potrò sicuramente darò una mano. Però secondo me bisogna trovare lui la definiva una piattaforma. Mi ricordo anch'io ho dato il mio nome e la mia disponibilità per fare delle cose insieme. Non sono stata chiamata, ma penso che sia radicale anche il fatto di doversi attivare e comunque di proporsi. No, noi siamo un po' così, ce l'andiamo proprio a cercare. L'informazione è struttura della partitocrazia. Sì, ricordo un passaggio di Marco una riunione che noi abbiamo avuto al partito qualche mese fa. Un po' di tempo fa. Sì, no, assolutamente sì. Io devo essere sincera, non riuscirei mai a votare per sfregio, no? Quindi ho un grande rispetto del voto come consapevolezza di quello che voglio andare a fare e quindi non lo condivido, però certo capisco che insomma c'è questa tentazione. Vedete, io vengo anche da un'esperienza che è stata di cittadinanza attiva e di impegno, no? In cui si parlava, non so quanti di voi si ricordano, Movimento Federativo Democratico si chiamava e faceva capo a Giovanni Moro circa 25 anni fa, cittadino, ecco, tribunale, ecco. E lì era veramente, cioè, il salto sembra veramente proprio quasi logico, no? Perché noi dicevamo non più sudditi, ma noi padroni di casa della nostra Repubblica, la partecipazione popolare e quindi questo fatto di essere cittadini protagonisti. Però io sinceramente mi sono sempre detta perché non riesco a sentirmi vicina a questo movimento, perché penso che sia un movimento che poi non è vero che sia così vicino, no? Che questa partecipazione diretta, questa democrazia diretta sia poi così naturale, perché per me doveva essere semplice e invece no, ho sempre guardato con rispetto, perché poi ogni movimento è libero di nascere, di fare le scelte che ritiene opportuno, ma io come cittadina attiva e responsabile non ho mai pensato di poter votare 5 Stelle, perché non credo che ci sia questa democrazia diretta compiuta, perché laddove c'è comunque, no, uno che dice questo sì e questo no, già a me e chi non può neanche dissentire, già mi sembra che comunque i margini per poter parlare di democrazia e di libertà sono pochi. Certo, in un paese che è stato ridotto nello stato in cui è stato ridotto, ma non da 10 anni, ma parliamo ormai da 40-50 anni, è tra virgolette anche normale che prenda piede un movimento così. Sarebbe bello poter parlare agli italiani di quello che facciamo noi, di quello che pensiamo noi, perché io sono d'accordo, adesso non mi ricordo chi lo diceva prima, Perfetti, è vero che quando noi diciamo le cose la maggior parte delle persone si ritrova d'accordo, perché noi diciamo le cose utilizzando il linguaggio della verità, come dicevo prima, e quindi si può non essere d'accordo su delle cose, però sicuramente non siamo indotti a dire delle cose perché abbiamo degli interessi, noi siamo persone libere e quindi secondo me questo è un punto di forza fondamentale, cercare di trovare delle campagne poi insomma in cui questa cosa possa venire fuori con maggiore chiarezza è importante. Vi chiedo ancora scusa per la confusione dell'intervento. Grazie.